Buongiorno a tutti anche da parte mia. Era un anno fa più o meno quando abbiamo fatto l'evento in piazza presentando le monete che avevamo fatto con l'Istituto Poligrafico dello Stato in presenza. Quindi innanzitutto è bello un'altra volta ritrovarsi qui e vedervi in faccia invece che vederci no, tutte le volte soltanto in video, quindi già un passo avanti. Dopo le monete cosa è successo? Perché poi Stefania ha raccontato qualcosa, no? Ci sono stati francobolli, quindi fatti con le poste, con le mise a dicembre. Come archivio storico ci siamo inventati le 70 lettere 22 tricolori che in due giorni sono andate esaurite. Dopo le lettere 22, Marco prima parlava di comunicazione, se fate caso alle locandine di oggi c'è una piccola citazione sotto. Abbiamo creato un font apposta, ispirato a quello della lettera 22 e l'abbiamo lanciato utilizzandolo per le locandine. Poi lo metteremo da qui a un mese, sarà fruibile gratuitamente per tutti. Quindi passo dopo passo. Stefania diceva finiamo le celebrazioni, io aggiungo invece altri due pezzi, perché come Olivetti saremo presenti all'Expo di Dubai, quindi non racconteremo soltanto Olivetti di oggi, ma ci siamo inseriti in un panel nella Design Week all'Expo dove racconteremo la storia di innovazione di Olivetti, quindi parleremo di lettera 22 anche a Dubai. Il 25, per chiudere l'anno, il 25 di novembre invece l'ADI Museum, quindi Museo dell'Associazione del Design Industriale, aprirà una mostra sui compassi d'oro Olivetti. Siamo l'azienda che ne ha vinti di più. Quindi ci sarà l'inaugurazione a Milano e anche lì parleremo un'altra volta di lettera 22. Quindi è qualcosa di vivo, fatemi dire, no, non è qualcosa del passato, ma è qualcosa che continuiamo a raccontare anche oggi, che genera interesse. Stiamo discutendo di altri eventi con la World Design Organization a Toronto, quindi potrei andare avanti e tutto questo succederà anche un anno. Quindi vi terremo informati e basta, godetevi la mostra e passo la parola a Marco.